Parlare della evangelizzazione, della criticità dell'uomo, dell'umano, in realtà unisce la riflessione con la realtà, con la storia. E siccome credo che questo debba essere il ruolo della facoltà, di dare tutti gli strumenti e anche la profondità, la larghezza per aiutare chi spesso vive direttamente coinvolto nelle criticità e ha bisogno anche di questa riflessione. Il tema dell'ecologia umana è stato rilanciato di recente da Laudato Si di Papa Francesco, ma ha alle sue spalle una storia lunga di almeno 40 anni. Comincia con il pontificato di Paolo VI, che in preparazione al giubileo del 75 lancia questa categoria come igiene del cuore. Viene ampiamente ripresa la categoria di ecologia umana da Giovanni Paolo II. In particolare due elementi vorrei far rimarcare. Un primo elemento, un primo aspetto è la sinodalità, la collegialità sottolineata da Papa Francesco, ma anche dalla modalità in cui è stato preparato il sinodo, e la seconda è il discernimento nella triplice dimensione dell'ascolto, dell'accoglienza e dell'accompagnamento indicato dal sinodo stesso. Papa ci ha ricordato, soprattutto nell'Evangelii Gaudium, questa dimensione essenziale dell'evangelizzazione che deve toccare il sociale, e quindi il lavoro è assolutamente parte centrale di questo ragionamento. Mi fa molto piacere quindi poter proporre qualche ragionamento. Partiremo da alcune analisi della situazione attuale, la disoccupazione, la diseguaglianza, il precariato, e cercheremo di dire quello che il Vangelo e il Magistero della Chiesa può suggerirci come piste nuove per un po' di riforma del mondo del lavoro. E credo che questa sia la corporeità digitale, mettere insieme una comunicazione e un'immagine che evoca, che lancia appunto un ponte verso l'invisibile, verso quello che l'uomo non può circoscrivere perché non eravamo presenti alla creazione del mondo, ma anche all'atto della risurrezione non ci sono testimoni, no? Sul fatto, in quel momento. E allora questo credo che dica che effettivamente il linguaggio della Chiesa è un linguaggio fortemente di una corporeità simbolica, dove tutto è un rimando che crea elementi di riferimento a. Due immagini, l'immagine di Gesù con la Samaritana al pozzo e quella dell'incontro nel giardino tra Gesù e la Maddalena, per far vedere come proprio grazie a un incontro, a un dialogo, è possibile da parte dei protagonisti di questi incontri giungere all'idea della verità, scaturire appunto la verità dal loro incontro.